Qui negozio, come state? Spero tutto bene e benvenuti su questo nuovo, nuovissimo, stupendo, meraviglioso video. Ragazzi, nella live di ieri vi avevo detto, per chi c'era, eravamo in live veramente tantissimi, quindi grazie a tutti. Poi se andate a vedere anche i video di Fortnite precedenti, non vedete solo quelli di GTA, lo dissi anche in live, andate a vedere anche quelli di Fortnite perché ci tengo, so che Fortnite è un bel gioco, piace a molti di voi, quindi non vi costa niente andarli a vedere. Nella live di ieri vi ho detto che sarebbero arrivati una serie di episodi nuovi, ma proprio nuovi di zecca, su Ronaldo e Ronaldo Junior. Dato che tutti mi dite sempre: Omega, noi la serie vogliamo che la continui, non la devi smettere mai. Io vi accontento. Io. Per cui ci saranno, ve lo dico, una serie di dispute tra Ronaldo e Ronaldo Junior. Quindi diciamo che si apre un nuovo capitolo in questa nuova, cioè in questa serie, dove Ronaldo e Ronaldo Junior bisticceranno a morire. Per cui sarà una cosa bella perché si faranno scherzi a morire, ma scherzi pesanti, tipo quello di oggi partendo con Ronaldo Junior. Bene, quindi noi partiamo subito a bomba. Mi raccomando, vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram, @RealAnthony. Ragazzi, mi raccomando, se volete essere salutati, basta che cercate @RealAnthony e fate segui, mettete mi piace, tutto quello che volete, in modo tale che a fine video posso salutarvi. Quindi, mi raccomando. Ragazzi, vi do il benvenuto, Megozzo, il vostro Omega. Vi do il benvenuto in questo nuovo video e attenzione perché qualcuno qui sembra incazzato nero, oh mio Dio. Sì, ragazzi, siamo Ronaldo Junior, non so se si sia capito, ma guardate come sta camminando. Cioè, sembra tipo incazzato, guardatelo, cammina talmente veloce, a passo svelto, come se, non so, dovesse darsi una mossa per non so fare cosa, ma sembra, ragazzi, che stia un po' sbollendo la rabbia, non so di che cosa. Cioè, guardate, sta tipo facendo avanti e dietro di fronte allo strip club, ragazzi, guardate, sta andando tipo così, guardate, è pure incazzato. Ragazzi, Ronaldo Junior, non so cosa gli stia prendendo, ma ve lo spiego io perché me l'ha spiegato lui prima che iniziassimo il video. Ronaldo ha dato una festa sul suo yacht e diciamo che è una festa pressoché per i maggiorenni, quindi papà ha detto che non è venuta manco Giorgina perché Giorgina è impegnata in alcune cose, la nostra madre, e quindi papà ha dato un festino alquanto bizzarro, nel senso che ci stanno le monelle, ecco, insomma, quindi è da denunzia sta cosa, non ci devono essere le monelle, perché poi Ronaldo Junior guarda le ragazze nude e non va bene. Insomma, ragazzi, sono incazzato nero, mio padre ha detto che non posso venire, sono girato di fricchettoni e quindi ho detto: ma sì, ma io prendo incazzato nero come sto, ciao frate, mio padre ti paga lo stipendio, sì, sembra la solita frase, e vado allo strip club. Infatti, ragazzi, sto allo strip club e guarda tu, non mi posso neanche prendere un drink, una birra, perché non c'ho la tizia. Ok, ragazzi, Ronaldo Junior oggi è nervoso, è incazzato, incazzato. Quindi, ragazzi, adesso vi vedo lo spettacolo, aspetto inizio lo spettacolo delle 10, che ore sono? 21:48, da 10 minuti parto spettacolo della stripper. Ragazzi, devo calmarmi, ci dobbiamo calmare, sono incazzato nero. Ragazzi, non è possibile, sono qui allo strip club, maledetto. E guardate un po', la tizia sta lì, non vedo manco bene perché guardate, c'è la barra qui in mezzo, non riesco manco a vedere. Insomma, la vediamo solo noi, Ronaldo Junior non vede niente. E la sfiga vuole che stasera ce ne sia solo una e parte da là con spettacolo privato e gira tutto intorno. Quindi finché gira tutto lì e lì, a noi ragazzi arriva che è mezzanotte. Ok, ragazzi, a Ronaldo Junior gli stanno a salire i bollenti spiriti di prendere e spracanare tutto quanto. Tutto! Più teso di prima, guardate, prima camminava veramente da persona tesa, adesso sta camminando ancora più teso di prima. Guardate, l'ho incazzato nero, ragazzi. Ronaldo Junior vorrebbe sbollire il suo animo triste e incazzato, ma non posso. Anzi, io sì che posso. Adesso, papà. Ok. Ora papà mi ha fatto incazzare perché papà non ci ha invitato al suo party privato. Quindi, ragazzi, adesso noi mettiamo la freccettina per questo yacht, questa specie di yacht che si ritrova, e adesso facciamo danni. Io non volevo farlo, ragazzi. Ma se mio padre non ci invita alla sua festa privata, al suo festino privato con donne nude, fare bordello con le monelle,
noi daremo fuoco a tutto. E io sono Rando Junior, ragazzi, e sono capace di tutto. Questo lo sapete, vero? Vero, questo lo sapete. Quindi adesso iniziamo ad andare lontanissimo. Dovevo andare a piedi. Tra l'altro sono anche incazzato perché non mi ha dato manco la macchina. Incazzato il doppio. Quindi devo andare pure a piedi. Non è possibile, non è. Guardate come è incazzato Rando Junior. Rando Junior, dove cazzo stai? Guarda, ragazzi, Rando Junior è impazzito, guardatelo. Papà pensa che io sia uno stupido, ma sono talmente incazzato, che adesso andremo sul suo cazzo di yacht. Rando Junior è incazzato! E poi la cosa divertente, ragazzi, che molti di voi mi hanno detto: Omega, vogliamo il Ronaldo Junior, quello pazzo che prende sclera, spacca tutto e se ne frega della legge. Yo, perché Ronaldo Junior è schere, sapete che è così. Quindi ragazzi, noi ce ne fottiamo altamente della legge, di tutto quello, rubiamo moto d'acqua. Ci sono luci dappertutto, è riconoscibile. Quello yacht di papà è lì che stanno facendo festa. Bene, quindi adesso ragazzi noi ci intrufoleremo, perché sicuramente ci sarà papà, ci saranno tutti. E queste cose a me non le deve fare. Ok, allora, siamo pronti ragazzi. Dobbiamo lasciare la moto d'acqua qui, buttiamoci in aria. Ci sono due babbi della sicurezza che ancora non ci hanno visti assolutamente. Ok, cerco di andare il più furtivo possibile, ragazzi. Vai. Ok, ragazzi, c'è un bordello assurdo, non si sta capendo. Oddio, quante donne nude! Rando Junior, non guardare! Ok, ragazzi, sembra che nessuno si sia accorto di me. Oddio, qui c'è una cassa di liquori assurda. Ragazzi, io sapete che vi dico? Io vado su dalla cucina, magari sgattaiolo veloce, nessuno mi vede. Mi vado a sparare una cosa di liquori e tanti saluti. Sono tutti babbi perché non si accorgono di me, uno sta lì di fronte a noi. Oddio ragazzi, ma questa è la mia occasione per bere e drinkare tutto. Schere! Ecco perché papà non mi voleva, lo devo fare piano. Ok ragazzi, Ronaldo Junior si sta scolando il suo birrozzo buggatissimo. Ora beviamo fino a star male come una schifo. Perché ragazzi, il nostro padre non ci può tenere fuori dalla festa mega galattica con le donne nude. Sono più ubriaco di mio padre al suo quinto matrimonio. Anche se quinto matrimonio non ne ha avuto. Uno, due, tre. Colpo segreto, tiempo. Oddio. Oh mio Dio, ragazzi, l'ho devastato. L'ho buttato a terra e capo, è svenuto. Oh mio Dio, oddio, quante sono venute. Ma è papà quello? Oh mio Dio, guardate, ma che cazzo è? Sono messi Neymar e mio padre che fanno le lap test sulle ragazze. Guardate, quella ragazza è in topless, quest'altra è in topless, quella è in topless, topless, tutte nude. Adesso è l'ora di fare figa bordello delirio. Dove l'ho lanciato? Oddio, no, l'ho lanciato nell'acqua. Ok ragazzi, la faccia di Ronaldo Junior ci sta dicendo che in questo momento è ubriaco marcio, porca madosca. Io potrei dare fuoco direttamente al bar alcolici e sghere, che ci sta un botto. Ho detto che non si fa. No, un altro nell'acqua. Ronaldo Junior, prendi bene sta cazzo di mira, porca miseria. Allora, tirane uno lì, così non prendi nessuno. Sei pronto Ronaldo Junior? Vai. Oddio, ragazzi, è partito il festino, oddio, ragazzi, via, aiuto, stanno scappando tutti, devo dare fuoco a tutta sta merda, così papà impara a non invitarci. Oddio, sta prendendo fuoco tutto, ragazzi, la prende fuoco tutto. Ma qui c'erano gli altri, faccio gli altri, prendi gli altri. Oddio, ragazzi, non riesco a prendere la mira, manca Rando Giulia. No, tutti nell'acqua, quelli a buttare. Oddio, li sta dando tutto a fuoco, yeah, piglia pure questo. Rando Giulia scappa, no, dove stai andando? Buttati in acqua con questa pazza. In acqua, questo prima che fa tutto a fuoco, prima che le fiamme si propagano, in acqua. Oh mio Dio, la moto d'acqua dov'è? Dov'è la moto d'acqua? Se sono prese tutte, no. Cazzo è successo, Rando Junior? Oddio ragazzi, non sarà mica svenuto. Sta, ma che cavolo sono? Nell'acqua. Che schifo, esci Rando Junior. Oh mio Dio, dove sono? Nell'acqua. Esci Rando Junior, che fai? Mi scusi signor paramedico, che è successo? Oddio Rando Junior, che cazzo hai combinato? Mio Dio ragazzi, tutte queste persone sono scappate dall'incendio. Iotte, quanto fumo che esce. L'avranno salvato in tempo, credo, spero. Rando Junior stavolta ha veramente esagerato. Rando Junior, fatti vedere che si ubriaco marcio. Ragazzi, ci sono un botto di pompieri. Oh mio Dio,
pompieri, medici, paramedici, persone che stanno a terra che poverine non ce la fanno più. Mi dispiace un po'. Oddio, guarda, guarda quanti pompieri, ragazzi, sono arrivati. Qualcuno avrà chiamato il 118 o qualcosa del genere. Pure i carabinieri sono venuti. Oh mamma. Ragazzi, forse dovrei chiedere a un pompiere dov'è mio padre e andare a vedere. Dico che mi sono preoccupato. Chiedo a questo qui: mi scusi signore, saprebbe dirmi dov'è mio padre, il proprietario dello yacht? Io sono suo figlio. Mi sa dire dov'è? È sullo yacht. Come sullo yacht? Ragazzi, ma non avrò mica fatto arrosto mio padre. Vediamo. Beh ragazzi, questa scena. Oddio, sta andando a fuoco tutto qui davanti a del molotov. Oh, ecco papà. Oh, ciao papà, è schere. Sono ubriaco, marcio. Papà, indovina un po' chi ha dato fuoco allo yacht. Secondo te chi può essere stato se non il tuo figlio Ronaldo Junior? È schere. Oddio, ora sei incazzato, ragazzi, incazzato. Credo che ci sia un serio problema, perché il nostro padre è incazzato nero, Ronaldo Junior, Gorilla Sbronza. Penso che ti sia passato adesso. Siamo lì coi piedi al collo, perché Ronaldo si è incazzato a morte, perché gli abbiamo dato fuoco allo yacht. Oddio ragazzi, quanto ancora stanno 1000 persone da evacuare, oh mio Dio. Madonna ragazzi, penso di averlo fatto veramente grossa stavolta. Papà sarà incazzato nero, scusate, permesso, oddio, permesso. No, ma mio padre mi vuole seguire, buttati. No. Voglio dirvi che se il video vi è piaciuto, mi raccomando, dovete assolutissimamente mettere, per quello che ha fatto Ronaldo Junior, mi piace, un commento, dirmi se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche. Non oso immaginare Cristiano quanto sia incazzato in questo momento. In ogni caso ragazzi, saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram. Saluto Herrera Francesco, Alessandro Durin, questa volta sarò spietata, complimenti per il nome, Francesco Corina 7 e Melf404. Ragazzi, questi sono i 5 bomber di oggi che Ronaldo Junior ubriaco ha salutato. Anche voi, se volete essere salutati, fate come Ronaldo Junior, date fuoco a tutte le cose e poi venite a seguirmi su Instagram. Cercate @RealAnthony in descrizione, vedete come fa lui che fa sul suo Instagram e mi viene a seguire. In questo modo avrete la possibilità di essere salutati. Ragazzi, penso che abbiamo seminato papà, non lo so. Io in ogni caso ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video, per aver messo mi piace, iscriviti, se vi siete iscritti, tutto il resto non sto capendo niente. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ronaldo è incazzato, anche quella tipa è incazzata. Oh mio Dio, io scappo. È schere. Grazie a tutti per aver visto questo video. Qua è Gozzo e gli scherzi continueranno nei prossimi video. Ciao.